E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. Ascoltatemi, in questo Spider-Man Miles Morales dobbiamo fare il secondo covo underground. Siamo qui all'Upper East Side, dobbiamo sconfiggere sta base nemica, però dobbiamo completare gli obiettivi bonus, colpire 10 nemici con uno schianto Venom e sconfiggere 5 nemici usando mine a distanza. Non dobbiamo aspettare altro, cominciamo subito. Ricordatevi che quando completate le basi nemiche, vincete i gettoni gialli che vi serviranno per acquistare gadget e costumi. Ricordatevi che prima ero sempre abituato con Peter Parker, alias Spider-Man, ma ho imparato a usare Miles Morales. Ricordatevi che Miles io non lo conoscevo, ma ora ho imparato. Io sono sempre per la Marvel, ragazzi, e ogni volta che leggo fumetti Marvel e quando vedo i film, i cartoni e faccio i videogiochi Marvel, posso onorare il mitico Stan Lee. Come ci hanno trovati? Bisogna sconfiggere l'underground, e subito. Ricordatevi che questa recensione deve essere ragnesca e quindi noi la dobbiamo fare. Oh, ma quanti ne arrivano di questi agenti dell'underground? Questi nemici sono ovunque, sono dappertutto. Non te ne liberi, ma non te ne liberi mai dell'underground, sono parecchi. Guardate che si fa? Invece di perdere tempo a combattere, uso questo potere Venom. Premo L1 più triangolo e cerchio. Andiamo a sistemare l'ultimo. No, questo non è l'ultimo. Andiamo a sistemare gli altri. Questo è l'ultimo, è il fucile da cecchino, il cecchinaggio, che è un supporto. Abbiamo belle già finito. Bene, abbiamo completato anche questo secondo covo underground. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti. E ricordatevi di andare nel canale Costanza Films di mio fratello Alex Costa, dove ci sono i suoi video, vi consiglio di guardarli. E poi ricordatevi che io recensisco e faccio video tutti per voi. Un ciao da Gabriosta e dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere, Miles Morales, e non più Peter Parker.